Assessore, un invito all'opera da parte dell'amministrazione per la prima stagione grazie agli amici della lirica Città di Lucera. Che cosa si aspetta l'amministrazione insieme all'associazione per quanto riguarda questa fruizione anche da parte della cittadinanza del Teatro Garibaldi? Ecco, per noi questa è una grande opportunità. Rilanciare il Teatro Garibaldi con l'opera. Sarà una prima stagione e speriamo davvero che ce ne sia ancora una seconda e una terza il prossimo anno. Per noi è importante, io ringrazio questa associazione per l'idea di questo progetto, molto importante, e anche per quello che cercheranno di fare, cioè avvicinare i ragazzi all'opera lirica, che per i ragazzi, dal punto di vista dei ragazzi, è sempre stata vista come un qualcosa di difficile comprensione. Invece, come abbiamo visto, ci sarà un pianoforte, ci sarà una voce narrante, dei titoli molto importanti, e quindi riapriamo il Garibaldi alla città. Un invito all'opera davvero, io invito davvero tutti a prendere parte a queste serate, perché davvero in collaborazione con il Comune questo sarà un primo passo. Seminiamo, vediamo la risposta della città, perché la città è importante per queste iniziative. Se non risponde, ovviamente non ci darà la possibilità di proseguire e di crescere. Ma Lucera è città d'arte e di cultura, quindi ricominciamo al Teatro Garibaldi con questa importante stagione e invito tutti davvero ad essere presenti. Un invito rivolto soprattutto alle nuove generazioni per formare ovviamente la classe culturale di domani. Esatto, come dicevamo anche prima, Lucera e soprattutto le scuole di Lucera lavorano molto bene con i ragazzi, ci sono dei professori eccezionali che stanno formando e stanno inculcando l'amore per la musica nei ragazzi, quindi questo è un qualcosa in più. I professori sicuramente saranno in grado di accompagnare e di portare anche loro stessi ragazzi al teatro per un momento davvero di gioia e di cultura. Si parte da aprile per seguire fino a dicembre, quindi tante tappe per una stagione ricca, comunque visto che il cartellone è importante. Come si prospetta questa stagione? Nel senso, ci saranno delle occasioni anche per quanto riguarda la fruizione? Sicuramente, un cartellone importante, una programmazione a lungo termine, saranno quasi tutte di domenica le manifestazioni. Stiamo pensando anche di accordarci, la compagnia sta cercando magari di coinvolgere le scuole magari anche in qualche matinée, e quindi cercheremo di portare i ragazzi durante le prove, ma soprattutto a lungo termine, perché noi ci crediamo, quindi non abbiamo pensato di fermarci a 3-4 appuntamenti, ma ne abbiamo prospettati già ben 7. E quindi anche in questo io ringrazio per lo sforzo che questa compagnia farà, questa associazione ci sta mettendo davvero il cuore, in collaborazione con il Comune, questa coorganizzazione tutta per la città. Quindi aspettiamo soltanto una risposta positiva. L'associazione Belcanto di Foggia, operativa da ben 20 anni, propone un cartellone qui a Lucera. Che cosa si aspetta? Allora, ringraziamento prima di tutto all'amministrazione comunale, all'assessore Federica Trigiani, che ha accolto subito questa nostra iniziativa di collaborazione, visto che siamo partiti con la stagione Invito all'Opera al Teatro Giordano a Foggia. Da qui è nata l'idea di replicare il giorno dopo gli spettacoli a Foggia, al Teatro Giordano, qui al Teatro Garibaldi, e quindi porteremo i titoli che stiamo facendo a Foggia qui a Lucera, con una formula molto semplice, dei quadri lirici o delle letture da opera, questo per avvicinare soprattutto un pubblico giovanile alla lirica, a questo meraviglioso mondo che è il teatro lirico.
l'opera lirica non è di facile lettura, quindi ci sarà una formula proprio per facilitare la lettura della stessa tramite la narrazione. Assolutamente così. Prima di tutto iniziamo con un'opera che fa parte, è un intermezzo buffo della scuola napoletana del Settecento, che è La serva padrona di Pergolesi, quindi il primo approccio è quello rivolto a un teatro diciamo più leggero, più una lirica che invita al sorriso come l'opera buffa. Poi passeremo alla Traviata, al Don Giovanni, al Macbeth, alla Bohème fino a dicembre, con una formula appunto che sono quadri lirici, cioè estrapolazioni dei momenti più importanti delle opere attraverso arie, duetti, insiemi, eccetera, legati tra loro con una lettura, con la voce narrante che spiega, unisce con la narrazione la storia dell'opera, e quindi c'è anche un approccio diverso, più facile a capire l'opera, il momento che stanno vivendo gli spettatori. L'associazione è nata con la finalità ovviamente di contribuire alla formazione culturale del nostro territorio, ma anche per offrire un'occasione di lavoro, un'opportunità ai tanti artisti del nostro territorio. Sì, infatti nasce da un'iniziativa culturale che ho ideato io su Foggia l'anno scorso, che si chiama Giovani all'Opera. Quindi abbiamo formato una compagnia stabile lirica chiamata I Belcantisti, che si sono iscritti vari cantanti, hanno fatto l'audizione, fanno parte di questa compagnia che diversi cantanti d'Italia, nonché del nostro territorio, che stanno lavorando con noi. Abbiamo già messo delle produzioni, tra queste Il filosofo di campagna, che ha avuto un grande successo già su Foggia. Il nostro intento è quello di creare una realtà lavorativa qui sul nostro territorio, quindi per la prima volta si inverte la tendenza, non saranno i cantanti nostri, i musicisti a andare via per trovare lavoro, ma l'intento è quello di far venire i cantanti qui, i musicisti qui, perché anche qui ci dovrà essere il lavoro. Un invito all'opera fatto dai giovani per i giovani. Sì, proprio dai giovani per i giovani, perché noi, il nostro compito e la nostra missione è cercare di trasmettere ai giovani l'arte, il senso dell'arte e il senso della bellezza, e la bellezza sta anche nel sapere che nel proprio territorio c'è tutto questo senza scappare via. Una cosa importante non sono soltanto i titoli delle opere, perché comunque è un cartellone ricco di opere importanti, ma soprattutto anche la visita da parte di artisti importanti nel nostro territorio. Sì, i giovani per i giovani, ma anche altrettanti giovani che vengono da esperienze diverse, luoghi diversi, che vengono a raccontare, a esprimere la loro cultura in un luogo che li accoglierà con un caldo abbraccio. E sono tutte amicizie mie alle quali io tengo moltissimo, alcuni sono miei ex allievi bravissimi che hanno fatto e stanno facendo una bellissima carriera e hanno fatto già tante cose e hanno scoperto il mondo dell'arte, ma soprattutto questo è il punto, raccontare ai giovani questo, che attraverso la forma della cultura, la forma musicale e la cultura musicale si può trovare il proprio io. Investire in cultura significa investire comunque nel proprio territorio, credere nella possibilità di realizzare qualcosa di importante qui da noi. Sì, ecco, è quello che dicevo appunto prima in conferenza. Io, come tantissimi altri artisti con i quali collaboro, abbiamo svolto la nostra carriera e la svolgiamo la nostra carriera un po' dappertutto, ma il senso di appartenenza del proprio territorio non bisogna mai dimenticarlo. Quindi io penso che tutto ciò che costruisco da ormai 20 anni con la mia associazione deve restare qui e deve servire al territorio al quale io appartengo. Fare da mediazione per rendere l'opera più fruibile sarà il suo compito, un compito difficile ma un compito bellissimo. Sì,
bellissimo soprattutto anche per chi lo fa, per me, perché lavorare all'interno di un progetto come questo di musica lirica è un privilegio. Sì, il mio compito sarà quello della voce narrante e quella del mimo, in questo caso non una persona che va a disturbare il momento musicale, ma andrà invece a sottolineare quelli che sono i momenti più importanti. La voce narrante invece sarà il momento in cui si introducono i vari atti dell'opera, quindi diciamo un lavoro di fine per rendere più fruibile quello che poi è l'opera lirica, che si dice che sia complicata da seguire, ma poi non è così tanto vero. Dimostrazione le giornate che abbiamo fatto in matinée con i bambini delle scuole elementari, che sono rimasti contentissimi. Noi ci aspettavamo anche magari qualche piccolo momento di distrazione, invece hanno seguito tutto dall'inizio alla fine. E questa è la magia della musica, la magia dell'arte. L'opera viene definita come completa, in quanto non c'è soltanto musica, non c'è soltanto canto, c'è anche recitazione. Sì, esatto, esatto, è un progetto che vuol prendere più aspetti dell'arte, di questo settore, anche se poi, come abbiamo spiegato anche prima in conferenza stampa, non ci sarà all'interno di questi appuntamenti l'orchestra, ma ci sarà un adattamento per quelli che sono anche i nostri mezzi, che non è parlare di risorse minori, ma di un progetto diverso. Abbiamo anche detto, abbiamo sottolineato il fatto che comunque gli artisti devono tornare sul nostro territorio. Lei è un esempio, è stato a Roma e ha deciso di tornare. Come mai? Perché ovviamente per quello che riguarda l'aspetto privato, professionale, a Roma ce ne sono tanti, per cui è vero che ci sono più possibilità, ma c'è anche tanta competizione. Quindi il mio discorso era voler avere più possibilità. Ovviamente mi scontravo con la dura realtà di questa esistenza, ovvero dove Foggia e altre città magari hanno più difficoltà a far emergere quelli che sono gli artisti locali. Ecco, però questo progetto vuole essere un esempio. Non parlo del primo esempio, ma come un esempio importante di una aspetto dove gli attori o gli artisti non vanno fuori a cercare lavoro, ma semmai ci ritornano o entrano ex novo, perché alcuni appuntamenti daranno la possibilità anche ad artisti di fuori di venire qui. Questo non perché gli artisti locali non siano all'altezza, ma per dare un respiro a 360 gradi, cercare di coinvolgere artisti del posto in primis, ma anche quelli di posti vicini, per uno scambio. Quello che poi è un obiettivo più a lungo raggio è quello di uno scambio che permetta di lavorare un po' a tutti. Questa è una cosa molto importante, molto interessante, che spera nel tempo di cambiare anche questa forma mentis, insomma di dover fuggire dalla propria città per trovare delle occasioni. Noi le vogliamo creare nel posto, poi è normale che magari a qualcuno interessa fare un'esperienza fuori, come è stato nel mio caso, ma ciò non deve essere un qualcosa di obbligato, ma deve essere una spontanea voglia di confrontarsi con realtà diverse.